Ma che cos'è la blockchain? Che cosa c'entra con il mondo dell'arte? La blockchain è una nuova o relativamente nuova piattaforma tecnologica che in qualche modo ridefinisce il sistema attraverso il quale creiamo e scambiamo valore. Fisicamente, se così si può dire di una cosa digitale, la blockchain non è nient'altro che una struttura di dati, un database immutabile, cioè che non può mai cambiare. Una volta che il suo contenuto è stato scritto, nessuno lo può più modificare. Quindi tutti i dati che ci sono al suo interno diventano permanenti, soprattutto sicuri e verificabili. E questo da chi è garantito? Perché non si possono modificare? L'immutabilità della blockchain è garantita da tutta la catena che ogni volta deve validare, fra virgolette, quello che succede. Immaginatevi che i membri di questa catena sono migliaia e sparsi in giro per tutto quanto il mondo e ognuno di essi ha una copia dell'intera catena. E quindi, per farla semplice, non è possibile che uno solo dei membri o addirittura uno dall'esterno decida di modificare qualcosa, perché dovrebbe andare a modificare tutte le copie che i vari singoli membri sparsi in giro per il mondo hanno, ed è una cosa pressoché impossibile, perché dovrebbe avere l'approvazione di tutti. Per farvi visualizzare questa cosa, immaginatevi una serie di scatole collegate tra di loro in maniera sequenziale, quindi proprio come gli anelli di una catena. Ogni anello della catena è una scatola. E come stanno incatenati? Come fanno a tenersi insieme? Perché non si possono scollegare? In pratica è come se ognuno di questa scatola avesse un timbro, una sua etichetta indelebile sulla quale c'è scritto il nome della scatola precedente e su cui è stampata una marca temporale che certifica la data esatta in cui la scatola è stata creata. Tutto questo ovviamente in informatica, con dei sistemi di crittografia molto complessi di cui è inutile stare qui a parlare. Se volete approfondire l'argomento, in rete ovviamente c'è di tutto. Vi segnalo un bell'articolo che è uscito su Wired Italia che si intitola "Tutto quello che faremo con la blockchain", in cui si parla bene di che cos'è la blockchain e quali saranno o potrebbero essere tutti i vari campi di utilizzo. Quindi all'interno di queste scatole, di questi blocchi, che cosa c'è? In realtà ci può essere di tutto. La blockchain al momento è utilizzata soprattutto per scambiare criptovalute, ma in realtà il suo impiego potenziale è davvero immenso e qui veniamo a noi. Quindi che cosa c'entra tutto questo con l'arte? Come si può sfruttare questa tecnologia nel nostro settore? Al momento vedo principalmente tre modi, questi sono quelli che a me sono venuti in mente. Se a voi vi vengono in mente altre modalità, scrivetele pure nei commenti. Il primo è quello della certificazione e documentazione delle opere d'arte. Questo risolverebbe uno di quegli annosi problemi legati a questo settore, la trasparenza. Le transazioni, i documenti, i passaggi di proprietà, le autentiche, una volta messi nella scatola, una volta messi nel blocco, diventano assolutamente immutabili e inalterabili e rimangono per sempre legati all'opera. Questo incredibilmente ci permetterebbe in tempo reale di avere a disposizione sempre tutta la storia dell'opera, i vari proprietari, i vari viaggi, le mostre che ha fatto, i restauri che ha avuto, e si risolverebbero veramente anche una quantità di problemi, non ultimo quelli degli artisti legati al diritto di seguito, ovvero quella percentuale che loro dovrebbero avere ogni volta che l'opera viene venduta e rivenduta, cosa che di fatto quasi mai riescono a prendere oggi perché la cosa è pressoché incontrollabile. Con l'opera e tutte le transazioni all'interno della blockchain, loro potrebbero vedersi automaticamente riconosciuto quello che gli è dovuto senza dover fare niente. Mica male. Rimane un po' ancora il problema di come collegare un oggetto reale ad un sistema totalmente digitale, ma ovviamente si stanno già studiando varie modalità come i QR code, i tag, eccetera. Al momento ci sono già diverse società che hanno cominciato a fare questo tipo di lavoro e ci sono delle piattaforme come Artory, Verisart, Codex e tante altre. Andatele a cercare, le trovate molto facilmente sul web. La seconda modalità di utilizzo è quella del frazionamento della proprietà delle opere e ovviamente qui stiamo parlando di investimenti in opere d'arte. In pratica questo consente a chi vuole investire in arte ma non ha la possibilità di comprarsi un'opera del valore di alcuni milioni di euro di acquistarne
solamente una parte e di commercializzare quella piccola parte che si è comprato. Anche qui già molte piattaforme stanno provando a fare questa cosa e quelle più in vista in questo momento sono Mecenas e Looklateral, anche queste potete trovarle molto facilmente, ma vi metto il link nella descrizione. Il terzo e forse più importante, ma forse ancora un po' sottovalutato, utilizzo della blockchain per l'arte è quello che fa proprio riferimento alla digital art. E finalmente qui si chiude il cerchio, perché in questo caso tutto nasce e muore, anzi nasce e vive per sempre in ambito digitale. Ma che cos'è la digital art? Il vocabolario Treccani la definisce arte sperimentale che si avvale delle tecnologie informatiche. In un articolo molto interessante che uscì sul Corriere della Sera nel 2017, Maria Grazia Mattei la definiva così: un fenomeno dilagante, giovane e inarrestabile, un termometro del nostro tempo che indica attraverso proposte originali e un linguaggio innovativo la trasformazione della società nell'impatto con i nuovi processi creativi e comunicativi. Quindi quale migliore ecosistema della blockchain per lasciarla proliferare? In realtà il rapporto con la digital art già sta cominciando a stringersi, perché la blockchain permette soprattutto di garantire l'unicità dell'opera, cosa assolutamente non scontata e banale, e quindi di impedire tutta una serie di riproduzioni dei vari file digitali non autorizzati dall'autore o anche a volte fatti proprio dagli autori. E quindi il sistema può certificare l'unicità dell'opera una volta e per tutte. Ma anche perché in realtà molti artisti si stanno già avvicinando a questo mondo, anche artisti non necessariamente nativi digitali, come ad esempio Kevin Abosch e Ai Weiwei, che di recente hanno realizzato un progetto di criptoarte intitolato What is Priceless, di cui poi magari parleremo in un altro video. Insomma, come vedete, abbastanza rapidamente si sta sviluppando un nuovo scenario apparentemente ricco di opportunità, anche se abbastanza imprevedibile. Anche perché sembra risolvere quel problema di democratizzazione che la rete, anche abbastanza velocemente, sembra che stia perdendo. Quindi voi che ne pensate? La blockchain davvero riuscirà a cambiare una volta e per tutte il sistema dell'arte? Sarà davvero la prossima rivoluzione che ci cambierà la vita, come è stato l'avvento di internet?